Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Venerdì 10 luglio è stato presentato alla libreria Feltrinelli di Via di Franco 12 a Livorno il libro di Sirio Malfatti, Le inchieste del commissario Bernard. A presentarlo innanzitutto l'editore e giornalista Stefano Mecenate, che ce ne parla. È un gioiellino, nel senso che il personaggio che ha inventato l'autore è un commissario sui generis, un commissario non moderno e quindi che ci fa ricordare un po' il vecchio Maigret, ma capace di suggestioni molto moderne. E in più ha un vantaggio grosso, che è un libro che in prima lettura è facile, agile, piacevole, ironico, ma se qualcuno gli dedica un po' più di tempo, un po' più di attenzione, probabilmente riesce a trovarci quelle atmosfere, quelle sensibilità, quelle attenzioni che sono tipiche dell'autore e che fanno bene, perché aiutano un po' a capire come un caso non si risolva soltanto con la tecnica o con il fiuto, ma si serve amore, serve dedizione e comprensione. Il nostro commissario prima comprende e poi giudica. Ma questo è l'inizio di una saga? Ci auguriamo di sì, nel nostro intento sì, diciamo che nel cassetto sono già pronti, è già pronto il seguito e speriamo che questo commissario, come è stato per altri fortunati, possa durare nel tempo. Ed ecco l'autore, Sirio Malfatti. Questa storia com'è nata? Questa storia è nata dopo anni che scrivevo solo racconti di fantasia. Poi all'inizio dell'altra estate ho sentito bisogno di avere un amico, un compagno per fare questi voli di fantasia. Medici basta, perché ho vissuto fra i medici. Artisti, c'ho un sacco di amici d'artisti. Allora mi è venuta in mente una persona forte, capace di ragionamenti logici e ho pensato al commissario Bernard. È una persona che in parte mi somiglia e in parte no, però è una grande compagnia, questo certamente. Ma possiamo dire che è un po' una proiezione dell'io? Probabilmente sì, anzi, considerando che quando scrivo non so mai cosa succederà in seguito, è proprio un'esigenza quasi di ricerca questa. Sì, si può dire proprio come ha detto, giusto? Quindi, in un certo senso, adesso sta già pensando al seguito. Diciamo che sto scrivendo, ci sono altri racconti già pronti e ora ne sto scrivendo un altro. Ormai questo personaggio mi accompagna tutti i giorni e quindi è probabilmente una fase che attraversano tutti i neoscrittori, diciamo. E ora c'è questo innamoramento che mi porta a cercare di stare sempre col commissario. Presente anche Giada Garrison, ex speaker radiofonica e artista che abbiamo ascoltato. Giada Garrison, formerly known as Liscia. So they say. Senti, che ha a che fare te con questo commissario Bernardi? Beh, la persona che l'ha scritto in un certo senso è stata nella mia vita per tanto tempo, siamo molto legati, ma anche perché l'ho già seguito in varie inaugurazioni, quando faceva le sculture e io facevo cose etniche. Io faccio musica ispirata a progetti artistici, ecco, questo, mi piace fare questo. Credo che la scrittura, esattamente come la cinematografia, la pittura e la musica, siano perfettamente parallele. In questo caso però musica francese. Eh sì, questa è una bella sfida, perché te sai che io parlo sempre in inglese, canto in inglese. Però ho mia madre che è francese e che non gli è andata bene niente di quello che ho cantato. Ha detto tu parles comme un chien, per non dire vache spagnolo, quindi tanto lei stasera non c'è, così non si sentirà le sue critiche. Fa parte della mia famiglia comunque, perché noi siamo anche mezzi francesi. Ed ecco la Giada Garrison insieme con Roberto Sbolci in questa esecuzione. Thank you.
L'occhio sulla città. Da Radio Flash.